prima cosa veramente ringrazio il sindaco e l'amministrazione che ha avuto questa bella idea, perché per me è una bellissima cosa poter ricoprire questo ruolo importante come quello della presidenza della fondazione, quindi un'idea di propormelo. Certamente, come accennava il sindaco, ho pensato tanto se accettare o meno, perché i miei impegni ci sono, grazie a Dio impegni culturali anche a livello nazionale che ho sempre onorato, però credo che dire di sì alla mia città in questo momento fosse proprio necessario e per me, ripeto ancora, molto, molto importante e di grande valore. Di grande valore il patrimonio che la Fondazione, grazie appunto all'amministrazione comunale, ha in concessione, patrimonio archeologico, patrimonio culturale, patrimonio ambientale che tutti voi conoscete, e quindi ancora di più la responsabilità di gestirlo al meglio, e soprattutto io credo che debba essere gestito, come già è stato fatto per carità, ma lo voglio risottolineare, il nostro CDA lo farà ancora di più, gestirlo nella massima trasparenza, nella massima correttezza e soprattutto nella massima condivisione con l'ente, diciamo che è il socio unico della Fondazione. Quindi questa partecipazione e questa un cammino da fare insieme tra gli enti, credo che sia una delle vie principali da perseguire, oltre a quella, ripeto, della massima trasparenza. Cultura e turismo sono proprio la mission della nostra fondazione. Il turismo dei grandi eventi è sotto gli occhi di tutti, è in crescita, e quindi la pubblicità intorno alla nostra città e la visibilità di Alghero attraverso anche i grandi eventi è sotto gli occhi, ripeto, di tutti. Una particolare attenzione daremo, io credo, alla cultura, che, ripeto, anch'essa non deve essere certo Cenerentola, ma deve essere comunque valorizzata, perché la cultura identitaria, come ha già accennato l'assessore, è un'altra dei valori forti che ci portiamo a livello nazionale ed internazionale, quindi la cultura identitaria, non soltanto catalana, ma sarda, italiana, è comunque una cultura che ha accompagnato i grandi eventi letterari che ci sono comunque stati e che continueranno ad esserci. L'ultima cosa, ringrazio i miei due colleghi, perché veramente, come diceva il sindaco, io credo che questo sia un bellissimo mix, perché accanto a quello che è il mio, diciamo, entusiasmo e anche credo la mia comprovata esperienza in campo culturale e di organizzatrice culturale, opero vicino una persona come Pierpaolo che ha un'esperienza amministrativa anche molto importante, che porta al tavolo delle nostre discussioni, è un ragazzo, un giovane, visto che io sono stata anche insegnante all'università, quindi mi piace molto questo rapporto con i giovani che giustamente hanno una visione del futuro e del presente e del loro futuro che si integra perfettamente, come diceva il sindaco, poi con le visioni invece più tradizionali, se non tradizionali, più consolidate, così come possono essere quella mia o anche forse di Pierpaolo. Chiudo dicendo che insieme ovviamente all'amministrazione, che già si è mossa in questo senso, sarà nostra attenzione prioritaria quella di monitorare la situazione delle grotte, perché l'amministrazione, magari il sindaco continuerà, se vuole, a ripetere quello che ha già fatto come amministrazione a livello di sensibilizzazione e di comunque interrogazione regionale. Noi sappiamo che le grotte sono la nostra risorsa maggiore, attraverso cui noi riusciamo a portare nella cittadinanza di Alghero eventi e soprattutto attività che poi producono, non dimentichiamo, producono lavoro, perché non è soltanto un fatto di visibilità, è un fatto di microeconomia locale che è anche macroeconomia che si sviluppa. Attraverso che cosa? Attraverso una risorsa importante che è quella delle grotte. Quindi noi come fondazione chiaramente saremo molto attenti e ci attiveremo insieme ovviamente
all'amministrazione comunale, che è il motore primo e principale, perché questa situazione delle grotte possa avere un esito per noi favorevole.